Buonasera innanzitutto e complimenti per aver scelto di passare così San Valentino. No, non è, non dovete ridere, non è ironico, secondo me avete fatto un'ottima scelta. Anche perché vedendo un po' l'età media, come dire, la passione è un lontano ricordo, meglio andare al cinema, no? Adesso ti vince. Allora, scherzi? Non è vero. Scherzi a parte, il film che avete visto ha una storia straordinaria. Vedo anche che qualcuno di voi più, come dire, arditi hanno anche degli smartphone. Quindi possono capire bene, mi riferisco in particolare a un signore che sulla mia Aleph, dritto, e capite bene come. Innanzitutto il pregio è che credo sia la storia d'amore più significativa degli ultimi anni ed è affidata a un film di fantascienza. Se ci pensiamo bene, non è poi un film davvero di fantascienza, perché gran parte di quello che racconta è già realizzato, poco ci manca. Chi di voi ha l'iPhone? Cioè, lo smartphone con Apple. Siri, la voce di Apple, non è troppo dissimile. Non è troppo dissimile da quel meccanismo. Tra l'altro vi dico subito una cosa perché sennò me la dimentico. Voi l'avete visto doppiato con la voce di Micaela Ramazzotti. Visto che voi l'avete amato in modo particolare, da quello che ho capito, vi consiglio di vederlo anche in versione originale, perché è un film abbastanza diverso e soprattutto ha una voce straordinaria, quella di Scarlett Johansson, che è molto più sensuale, è un film diverso e migliore, però per colpa sua ve l'ho fatto vedere così. Sì, è proprio per partire. Allora, facciamo un passo indietro. Perché secondo me, non solo secondo me, c'è un premio sempre più importante in questi anni agli Oscar, che è quello per la miglior sceneggiatura originale. Nel nostro panorama in cui di idee ne girano pochissime, per cui si adatta dalla letteratura spessissimo, o si fanno sequel, cioè seguiti, l'Oscar alla miglior sceneggiatura non originale, secondo me, dice tantissimo della qualità di un film. Questo film ha vinto l'Oscar. Facciamo un passo, tra virgolette, universitario. Una delle frasi, una delle equazioni con maggiore fortuna e maggiore rilevanza del secolo scorso è quella di Marshall McLuhan, uno studioso di comunicazione, semiologo e quant'altro canadese, che stabilì, disse, il medium è il messaggio. Una cosa che molti di voi avranno già sentito più volte. Medium è il messaggio vuol dire che a seconda se io utilizzi la carta, cioè un libro, se stia parlando, eccetera, questo è il supporto, il mezzo di comunicazione, non solo il mezzo di comunicazione che sto utilizzando, influenzerà in modo notevole il mio discorso, quello che sto dicendo. Se, come dire, usate Facebook, per esempio, usate Twitter, quanti usano Facebook? Quanti usano Twitter? Rimaniamo su Facebook. Allora, quanti di voi usano Facebook, per esempio, sanno bene come per indicare un gradimento ci sia proprio il tasto like con un ditino. Ditemi se non è davvero confermare come il medium è il messaggio. Spike Jonze, il regista e sceneggiatore di questo film, grandissimo e non allineato del cinema americano, Il ladro delle orchidee, aveva fatto precedentemente a questo Nel paese delle creature selvagge, non mi era piaciuto molto, era un adattamento quello da un libro di letteratura dell'infanzia. Con questo film non si limita a certificare quello che stiamo già vivendo, no? L'abbiamo detto, il medium, il messaggio, già lo sappiamo. Cosa fa?
Trasla porta avanti il discorso, ci parla non di oggi ma di qui a qualche ora, cosa succederà. In questo film il medium, il mezzo di comunicazione, diventa il destinatario. Siete d'accordo? È abbastanza palese. Ecco, voi pensate se questa intuizione non meriti di per sé, per solamente per questa idea, che voi l'abbiate visto e, ripeto, lo dobbiate apprezzare. È un'intuizione straordinaria, perché non è solo una solitudine, attenzione, quella che ci viene descritta. Theodor, il personaggio interpretato da quello straordinario attore che è Joaquin Phoenix, non è uno che non ha, non è uno sfigato. Anzi, c'è anche, ma questa è una cosa che vi interessa poco, ma ve la dico così come gossip, le tre donne della sua vita, no? Rispecchiano un po' anche quelle di Spy Jonze, c'è un po' di autobiografia, vi dico la più famosa, è stato sposato con Sofia Coppola, regista anche lei, a parte queste cose di gossip che non c'entrano. Comunque ha avuto una relazione devastante, finita con strascichi. Ha un'amica, Amy Adams, anche lei splendida, l'altra è Rooney Mara, Amy Adams, un'amica con cui forse potrebbe nascere qualcosa, ha un blind date, un appuntamento al buio con una che non mi sembra proprio da buttare via, Olivia Wilde, eppure non succede nulla. Contemporaneamente non vive una situazione idiosincratica, nel senso che solo lui così. Quello che gli succede si sta diffondendo anche nel resto della società. Per quello proprio il fatto che il medium sia diventato il destinatario è una notazione quella sociologica, però non affidata a un film a tesi, per niente. Non è un film, in cui sentiamo il meccanismo, no? Sentiamo una dialettica interna spoglia, no? Senza carne addosso, anzi tutt'altro. Theodore pensa che quella voce che sente sia quella di una creatura, perdonatemi lo spostamento, in carne silicio anziché in carne rossa. Theodore ha un bisogno da soddisfare, all'inizio un bisogno funzionale. Samantha gli sistema l'agenda. Questo è quello che succede un po' oggi, non del tutto, ma già succede così. Progressivamente quel bisogno si scopre come se sia un bisogno non indotto, ma un bisogno di superficie. In realtà quello che serve a Theodore non è qualcosa di funzionale, ma di esistenziale. Il bisogno funzionale, sistemare le carte per tagliare corto, in realtà è la spia di un bisogno di sistemarsi dentro. Quindi dalla funzionalità, dal funzionale all'esistenziale. C'è un altro problema però, mentre vediamo come anche la società, non dico la secondi, ma è uno per tanti, no? È la pastor todo di quello che sta accadendo, veniamo sempre di più a scoprire qual è il suo lavoro, no? Lavora per, adesso se mi ricordo bene, belle lettere scritte a mano. Non mi ricordo perché voi l'avete visto doppiato se l'abbiamo tradotto così. Comunque, alla faccia del non chiedere al poeta, a lui viene, e non solo a lui, anche lì, viene chiesto di dare la voce a chi, siamo proprio a San Valentino, non sa dirsi, non sa dire ti amo, non sa dire se stesso a un altro, a un proprio caro. Pensateci bene, va fatto più sensazione a voi che abbia una storia d'amore con una voce che esce dallo smartphone o dal computer, o piuttosto che lui scriva storie d'amore, lettere d'amore esperite poi come molto realistiche, perché toccano
Quale delle due cose va dato più fastidio? Perché di fastidio forse anche si può parlare. Eh? Tutte e due tristi, dai, salvatene una. A me quello che scrivo, forse perché io scrivo, quindi mi sembra proprio una cosa mi piacerebbe guadagnare uno stipendio anche a scrivere le storie d'amore, le lettere d'amore per altri, però così non è. Quello mi ha toccato molto, ma serve a farci capire come in una società in cui l'amore sta diventando ineffabile, cioè non si riesce più a dirlo, non si riesce più a comunicare, addirittura viene delegato la comunicazione dell'amore a terzi. Ecco, non stupiamoci che poi succeda che la voce che esce dallo smartphone inizia a plasticare. Però, mentre la paranoia, se vogliamo chiamarla così, di Theodore Monta, arrivano altri interrogativi da porci. Che fa Theodore con Samantha, a vostro avviso? Ha davvero una relazione amorosa? È un prolungamento di sé? È un prolungamento di sé. Ecco, se allora è un prolungamento di sé, questo lo stiamo già vedendo. Per questo che è una fantascienza distopica, ma senza voler essere moralistica. Quante volte avete sentito, anche se non lo conoscete bene, magari, ma parlare di Facebook, di Twitter, soprattutto, come un prolungamento del proprio sé? Contemporaneamente, secondo me, la forza del film sta nel calare questa cosa che già avviene in una storia d'amore. Abbiamo sentito parlare tante volte di realtà virtuale, anche di sesso virtuale, no? Qua capiamo però, cioè, ci mette di fronte a un, come dire, un dissidio che ci lascia a noi da disbrigare, da sondare. Cioè lui ha una storia d'amore con Samantha, piuttosto si sta masturbando? Questo dobbiamo chiederci. La seconda. E allora che cavolo siete venuti a San Valentino a vedere questo film? La seconda, siamo sicuri che sia così? E se fosse unicamente una proiezione mentale? E se invece le due cose stessero insieme? Io sono per una sintesi. È un monito, non allarmistico, ma come dire, molto riflessivo, molto aperto, senza la bacchetta, per dire attenzione che forse stiamo andando in una società sempre più liquida, in cui il medium è diventato il destinatario e alla fine l'amore diventerà sempre di più ego riferito. In poche parole, masturbatore. Non ti vedo, sto con te ma non ti vedo. Molti di voi che oggi sono qua, quali single, questa condizione la vivono di già. Questa doveva far ridere. Scherzi a parte, che posizione viene ad assumere Theodore in un contesto sociale più ampio? A un certo punto vi sarete chiesti, ma è lecito quello che sta facendo? Cioè la legittimità sociale di una fruizione amorosa, chiamiamola così, chi la decide? Cioè il fatto che altri, se non tutti come lui, c'è un passaggio fondamentale quando anche la vicina Amy Adams gli comunica che sta vivendo la stessa cosa, no? Ecco, il fatto che più gente la viva la rende di per sé legittima? No, è una tristezza. È un'esperienza umana, come tutte le altre sono mai chance. Cioè? Il lasciarsi fa parte della dinamica di come la si può controllarsi, può finire, è costante la dinamica della vita stessa. Facciamo così che ci diamo con i microfoni. E che si crea
togliamo il microfono così apriamo la conversazione. Il problema qui è come vivere una perdita, come reagire a una sconfitta, che cosa si può in qualche modo utilizzare per attutire il dolore. E il problema qual è? Scegliere quello che più ci fa comodo. Avere Samantha vuol dire non mettersi in discussione, non scoprirsi, non far emergere i propri limiti. Samantha è sempre lì e ha sempre un discorso conciliante, perché in realtà non ci conosce, perché non ci può mettere a nudo, perché non può scavare e rendersi conto di chi è lei e di chi è lui. È tutto un piatto precotto quello, e noi andiamo sempre verso queste scelte. È l'amore del microonde, il tempo del microonde. Perché no? Comunque ho controllato, era bella lettera scritta a mano.com, forse anche la versione. Però c'è qualcosa, non è che lui sta sperimentando, alla fine, non per dire che siamo matti, ma ci capita di sentire le voci, no? Soprattutto di una persona amata con cui non stiamo più, no? Di ricordarci. Forse un succedaneo quello che sta. O della nostra generazione. La letteratura già l'aveva posto questo problema. Ecco, agli inizi del Novecento comincia questo discorso sul monologo interiore. Parlo con me stesso e mi costruisco una realtà che mi vada bene. Adesso l'idea si è spostata naturalmente nel cinema. È chiaro che il cinema fa molta più fatica a fare un film sul monologo interiore. Questo è un esempio, secondo me. In realtà Samantha lo stesso è sempre lui. È sempre lui che parla di se stesso, del suo passato, di quello che voleva o che avrebbe voluto e di quello che vorrebbe ancora. È una forma di narcisismo. Come molto narcisismo si fa anche sui media. Se noi esaminiamo. È lo stesso Twitter, che cos'è se non un'autocelebrazione? Io ho l'idea, io ho la soluzione, la comunico. In 140 caratteri. Appunto. E quando scompare lei, non ritrova. E vogliamo il microfono. Non è così. Volevo dire, infatti, quando scompare lei, computer, lui trova se stesso. Rimugine agli errori che ha fatto, ritrova quello che lui desiderava essere. Quindi anche la pace e l'amore, forse più sentimentale che lui voleva. Tra l'altro, è stato tradotto, è uscito come lei. È stato un errore devastante. Devastante, da capre, perché ovviamente c'è la distinzione tra she ed her, che con lei in italiano si perde. Cioè quello che diceva giustamente la signora, se vogliamo dirlo, l'avrei detto alla fine, ma diciamo adesso, proprio per quel discorso di estensione di sé, di creazione narcisista o comunque egoliferità, è un completo oggetto quel lei. Non è un soggetto autonomo. E lì c'è tantissimo di quello che è proprio il percorso anche drammaturgico. Mentre con la sua amata ci sono due persone che poi vanno anche a condividere l'inquadratura. Vedete, visto che è anche un grande regista, il fatto di aver affidato alla parola pure, al sonoro, un'esistenza, non è una scelta da poco. Il cinema muto è esistito. Quando c'è solo il suono non c'è cinema senza immagine. Invece ci può essere cinema senza sonoro.
con la sua precedente nel finale condividono la stessa inquadratura. Con l'altra c'è un personaggio cinematografico e una voce occasionalmente cinematografica. Il fatto di condividere la stessa inquadratura è un espediente veredittivo pesante. Quanti di voi hanno visto Il cattivo tenente di Abel Ferrara? Ve la spiego con Gesù, ok? Lo scandalo in quel film è un film su un tenente drogato, strappato e quant'altro, interpretato da Harvey Keitel, il regista è Abel Ferrara. Abel Ferrara, regista italo-americano, fino al cattivo tenente, scriveva con quello che sarebbe poi diventato un... forse si è fatto addirittura... non so se addirittura ha preso i voti. Comunque Nicolas St. John, fervente cristiano, fervente non bigotto, dopo il cattivo tenente, Nicolas St. John molla Abel Ferrara. Perché? Perché Abel Ferrara fa una cosa inaudita, mette in scena la kenosis, ovvero l'abbassamento di Dio, l'abbassamento salvifico di Dio a livello dell'uomo. Come lo fa? Fino a quando sentiamo Dio, no, mette il Cristo nella stessa immagine assieme al cattivo tenente. Mettere due entità, due soggetti nella stessa inquadratura vuol dire non stiamo più scherzando, non so, non è un'apparizione, nella stessa inquadratura c'è il nostro personaggio che abbiamo seguito, è Cristo, quella è una cosa inaudita. Qua lo ritroviamo con la sua precedente ex, che ex non vuole essere, cioè c'è anche un problema di coniugare al passato qualcosa che lui sente eternamente presente. Si relega a un tempo che non è quello dell'attesa sotterranea, l'attesa di qualcosa che non può più tornare, ma con lei riesce ancora ad avere un'inquadratura insieme. Nell'altra, per gli altri, attenzione, è tutta gente, e c'è una bellissima sequenza rivelatrice, che sembra che parli da sola, per ritornare a quella lettura che secondo me è la prevalente. Non è un film monotematico, cioè attesi con una verità che dobbiamo accettare, mettere in saccoccia e finisce lì. No, è molto ermeneutico, ci lascia molto entrare, non è un film chiuso, preconfezionato in cui lo spettatore deve prendere, poi è finita così. No, puoi entrare, puoi esterire opinioni diverse, c'è lo spazio. Ritornando alla domanda se ci siamo scandalizzati, io non mi sono scandalizzata, nel senso... No, qua non è scandalo. Scandalo nel senso sorpreso, non so che abbiamo detto, lei ha detto una parola... Io spero che sorprenda, perché se non ci sorprendiamo di fronte alla realtà simile tutta. Cioè, io credo che questo sia un film veramente attuale, riferendo appunto tutta la costruzione al fatto che siamo in un periodo in cui il pensiero è complesso e insieme al pensiero complesso c'è la vita complessa di ogni persona. Quindi l'uomo, diciamo noi stessi, mano a mano appunto che andiamo avanti, siamo un po' come Samantha, nel senso che le nostre esperienze, il nostro modo di vivere è sempre in continua evoluzione, anche se non ce ne rendiamo conto, da quando eravamo bambini fino ad oggi le sorprese, i cambiamenti e tutto ciò che ci ha toccato ci ha trasformato, no? Quindi già c'è una grande verità che il regista ci manda, ovvero una vita complessa che appunto in particolare nella sfera sentimentale ha tanti aspetti, quindi non c'è da stupirsi, è nella vita di quest'uomo, Samantha è un'altra esperienza, un'esperienza che lo porterà a conoscere maggiormente se stesso. Una volta c'erano quelli che si chiamavano gli amori intellettuali, l'amore intellettuale andava un pochino oltre, no? erano amori di persone un po' al di là, che in qualche modo non puntavano sulla corporeità, non puntavano sul possesso. Ognuno era di se stesso e comunicava con l'altro trovando un po' quelle che si possono dire le
Goethe l'ha chiamata appunto le affinità elettive, no? In qualche modo si parlava di questi amori di persone elette, persone già forse un po' avanti, un po' più complesse di come invece è la natura umana. Quindi il film ci propone da una parte l'uomo tradizionale, col desiderio del possesso, col desiderio della fisicità, col desiderio della vita tradizionale, normale, la famiglia, i bambini, eccetera, eccetera. Dall'altra parte questa mostruosità che viene fuori però non da una persona viva. No, viene fuori secondo me. Ma dal computer. No, ma sappiamo benissimo tutti quanti che però il computer ci gratifica. Sì, ma da un'esigenza. In realtà secondo me il film ci dice bene anche cosa manchi sempre di più. Non a caso lui è un lavoratore di belle lettere scritte a mano.com, che già sì, è un paradosso e una contraddizione in belle lettere scritte a mano.com. Sì, sì, ma perché è un romantico, cioè ma non la solo sua questo. Natura è una natura di uomo tradizionale, romantico. Ma secondo me in realtà non c'è tanto il dissidio tra tradizionale e come dire 2.0 digitale, tra analogico e digitale. Secondo me il film ha un'ambizione di essere da una parte questa fantascienza distopica, dall'altra di essere romantico, esistenzialista, non esistenzialista, nel dirci questa è una persona che scrive, ma è un ghostwriter, perché nessuno, proprio per definizione, sa che lui è l'autore di quelle lettere. Terribile se lo sapesse, cadrebbe tutto il castello. E quindi viceversa, cosa gli manca a lui? Un lettore che sappia che lui è l'autore, sì, di quello. Cioè Samantha nasce da questa costruzione, da questo bisogno, nasce per soddisfare quello che è un bisogno primario. Cioè se io non comunico, se io non comunico con qualcuno che sa che io sono a parlare, sono io il titolare, no? Manca il riconoscimento della mia identità. Lui non ha identità, l'identità è dialogica, lui conosciamo la sua verità nel momento in cui sappiamo, conosciamo le sue storie che ha avuto e sappiamo qual è la sua proiezione, cosa gli manca. È quello che davvero c'è un monologo poi. Un flusso di coscienza affidato a una voce altra che in realtà la sua voce interiore. Quella, guardate. Ma cioè, è per questo che Samantha gliele fa pubblicare le lettere? È per questo che Samantha la voce decide che le lettere debbano essere riconosciute al mondo? Chissà, c'è cioè l'intervento lei. Perché proprio per questo? Chissà. Però può essere, cioè, pensate per ritornare a Twitter quanto scriviamo, ma cioè, il problema del nostro paese è che troppa gente scrive e poca gente legge, anche a livello di mercato editoriale. Pensiamo sui social network. Io non voglio ritornare alle caste, agli scribi, però non è che possiamo tutti scrivere, se no vuol dire che tutti possiamo zappare la terra. Io non sono bravo a zappare la terra, magari non sono bravo neanche a scrivere, però tra lo zappare la terra e lo scrivere forse faccio meglio la seconda cosa. Troppa gente lo ignora. E tra l'altro non zappa neanche più la terra. Quindi non è capace di fare nell'uno che altro. Il film è un po' ambientato nel futuro, però vedendolo io ho pensato, sono sempre un po' indietro nel tempo. Tutto mi viene in mente Mille e una notte, cioè dico, questa è una favola moderna. Poi mi è venuto in mente la vostra Latinao, cioè alla fine la donna che nasce. L'apostola dell'anno, cioè Samantha è un pochino come la donna, no, da un punto di vista, vogliamo chiamarlo biblico, ma anche un po' maschilista, nasce da un bisogno dell'uomo. Cioè, quindi l'apostola di Adamo per me, questo personaggio, è un anche un percorso dell'evoluzione della donna e quindi anche del rapporto tra l'uomo e la donna. E tra l'altro il rapporto con la madre, cioè che cosa nasce poi il nostro rapporto con le donne? Anche del rapporto che abbiamo avuto con i nostri genitori, tant'è vero che dice a me. Come? Che il personaggio di Samantha si costruisce anche da alcune, come dire, alcune idee, no? Al motore, cioè dice, io quando parlavo con mia madre volevo parlare di me, ma poi era lei che parlava di sé. E dopodiché è bastato questo per costruire il personaggio. E veramente è passato, e quindi lui può Samantha, uno che lo ascolta, che gira intorno a lui. E a me quel momento è praticamente la donna oggetto. Cioè è come se questa Samantha si è
risolve la costola di Adamo dal loro oggetto, dalla costruzione personale, poi si evolve, diventa una che si collega agli altri, 8.000 eccetera, poi diventa l'amore di 600 persone e naturalmente il grande dolore. Quindi io lo vedo proprio come l'evoluzione della donna. Poi, e concludo, la signora dice che noi siamo diventati complessi, il pensiero è complesso. La nostra testa, il nostro cervello si è evoluto naturalmente e si è espandendosi le nostre potenzialità. Tutti quanti vogliamo fare un po' tutto, no? Lei è giornalista, critico cinematografico, farà tante cose. Ognuno di noi fa e vorrebbe fare tante cose. Allora dico, più vogliamo fare questo, però anche più cresce il nostro mondo interiore, cioè gli spazi da occupare. Quindi non basta una moglie, non basta un'amica, non basta Samantha, non basta l'immaginazione, non basta la tecnologia. Quindi siamo... Non si può dire a San Valentino non basta una moglie, non è una San Valentino. A lui è un personaggio. Ah, a lui, poi ritorna, poi alla fine ritorna a ricordare la moglie, mi pare, che è la moglie, no? Quindi ritorna di nuovo a pensare. Tutto qua, non sapete che non sa. No, sono d'accordo che la metafora di una Eva è che Eva, cioè se vogliamo dar retta, mi sembra una Eva leggermente diversa questa. Cioè il film poteva finire subito se c'era la, come se prendeva la strada del chiodo schiacciachiodo, no? Faceva questo appuntamento al buio. Invece in realtà è anche un po' una proiezione mentale che si fa per elaborare un tutto. Cioè in realtà quali, proprio perché è un'entità così, come dire, ma neanche eterea, peggio che eterea, ancora più labile, in realtà non compie azione con lei, anche se ci fanno credere di fare anche l'amore loro. Noi sappiamo, lui no, ma noi sappiamo che quando fa l'amore con lei si sta masturbando. Invece in realtà, rispetto a una relazione carnale vera, è un periodo, quello in cui esiste Samantha, in cui là lui si richiude in se stesso, elabora il lutto della separazione per poi riaprirsi. Previo però, quello era, come dire, il messaggio, non messaggio, ma una sequenza che dice molto di come sia possibile poi un'apertura all'ottimismo. Con quella donna lui ci deve fare i conti vis-à-vis, nella stessa inquadratura, ripeto. Quella è la libertà. Quello che è successo prima, magari possiamo anche pensare all'antica che sia un mero esame di coscienza. Se ritorna sempre lì, è difficile far vedere al film, al cinema, va escogitato qualche mezzo, anche in questo caso, per ritornare al medium, è il messaggio in questo caso, per portare sullo schermo lo stream of consciousness, il monologo interiore. Forse R è tutto questo. Tra l'altro, e con qua finisco, ma la R del film chi è secondo voi? La R, la lei del film, chi è? Samantha? Siamo sicuri che è Samantha? Vedete che era il film giusto per San Valentino? C'è una riflessione sulla morte a un certo momento, mi è sembrato proprio un momento in cui... Senza microfono non sentiamo, ma ci sarebbe prima la signora... Una forma di superamento e di considerazione della morte. Io dico di considerazione negativa della morte, perché in realtà... Maggio, solo la fine riconosce che non ha saputo usare certi mezzi, ma in realtà ha amato nel modo che voleva lui, non praticamente amata la moglie. Trasgredite le regole, poi io non so più come fare, perché c'è prima, ci sarebbe prima la signora Antoni, non dovevi parlare, no, forse lui. Qualcuno vuole essere tutto lì vicino? Volevo chiedere, alla fine Samantha si evolve, cioè inizia ad amare questa protagonista,
poi alla fine si rende conto che il suo amore non è più bastevole, comincia ad amare, dice io ti amo, cioè, ti amo profondamente, però nello stesso tempo io amo anche tantissimi altri, non per questo il mio amore è meno profondo. Poi alla fine questo suo amore addirittura dice non è più possibile che io ti possa amare e scompare. Che cosa significa questa evoluzione di Samantha? Alla fine mi sembra che Samantha lasci in realtà dal punto di vista della sua umanità. Sembra che alla fine lui insieme all'altra donna che ha avuto le stesse esperienze, le stesse sensazioni, alla fine si sono trovati insieme alla loro umanità, al di fuori, cioè non esisteva più un sistema operativo, non esisteva più un supporto elettronico, un supporto di questo tipo, alla fine erano loro due che praticamente si presume potessero iniziare un rapporto finalmente non basato sulla virtualità. Cioè, mi sembra che questo sia il finale è ottimistico. Noi ottimisti dice che in realtà quello che noi cerchiamo attraverso l'elettronica, la virtualità, è l'umanità che non c'è. Questo vabbè, è la manifestazione più chiara di una necessità umana come non c'è. E quindi noi dobbiamo rinunciare a questo perché noi dobbiamo essere sempre più profondamente umani, che non riusciamo ad essere umani. Ecco il nostro dramma. Lui amava la moglie ma senza umanità. Potremmo anche dire che parlando sempre con la metafora, che è quella del film di sistema operativo, no? È come se dovessimo fare un restart poi. Dopo il periodo in cui lui vive, cioè è come se lui fosse stato colpito da un virus, se vogliamo dirla così, deve resettare tutto per poter ripartire. Per quello che è lì, quello virtuale, no? In cui sta anche questa metafora, si capisce proprio in realtà quali sono i bisogni umani, quelli veri, per cui c'è la fuga verso il virtuale. Sì, noi dobbiamo essere sempre, dovremmo cercare di essere sempre umani proprio per evitare questa eventualità, altrimenti il nostro sarà sempre più un incubo in cui saremo precipitati, se non diventeremo più umani. Questo non c'è alternativa. Che poi non solo umani nel senso psicologico del singolo, ma quello che manca è proprio l'umanità, la comunicazione, cioè, anche perché lì ognuno vive nel film delle esigenze che sono collettive come se fossero unicamente un fatto individuale. È drammatico quando scopre da un'amica, dalla sua migliore amica evidentemente, è talmente basso il livello di comunicazione relazionale che non sanno nemmeno di stare vivendo a pochissima distanza la stessa situazione, che rimane incomunicabile. Quella non è una cosa di tutto, cioè il film è anche molto bravo a confondere le acque, sembra che sia una questione di pudore, in realtà segnala come si sia tutti delle isole. Esatto, questo è il dramma. Manca l'arcipelago, cioè non... il dramma vero è quello. La comunicazione reale, ci manca la realtà. Ma per questo che l'amore è la centrale, perché gli dice io ti lascio perché tu hai sempre voluto che io facessi quello che dici tu, la vita è bene. E va vissuta. È proprio la moglie che dice quando si rivedono, è proprio questa la frase centrale. Cioè gli dice, devi vivere la tua umanità, devi essere te stesso, cercare la tua identità, comunicare con gli altri. E io ti lascio perché la vita va vissuta. Va vissuta anche tanto breve. Non so se avete notato quella frase che dice la moglie. Secondo me è lì. No, è lì il punto centrale anche perché, come da titolo appunto, non è che il fatto che io sia un soggetto è di per sé una cosa positiva. Io ho bisogno anche di essere un complemento oggetto per essere una relazione. Ci vuole qualcuno che mi dica, ma lui, tu, invece qua non succede. In quel dialogo, in quel finale umanista, ancora prima che umanissimo, c'è la contestazione del film, in cui lui diventa un oggetto di discorso, anche di amore, secondo me, di riapertura, di riconsegna al mondo
attraverso una persona che l'ha conosciuto e che quindi lo può oggettivizzare con amore per farne un him che possa essere un domani, un io pienamente consapevole e aperto al mondo. Sono assolutamente sì, io vorrei che mi chiarisse un attimo il momento in cui finisce il rapporto con Samantha, perché lei sparisce, cioè con la morte della voce del computer, questa entità. In quel momento, da quello che ho capito, lui si rivolge però alla ex, è come se ritrovasse in qualche modo la ex e parla della morte, come se ci ritroveremo, cioè vorrei, forse non ho capito bene, non ho visto bene, però mi sembra che sia un momento fondamentale in cui dal superamento appunto del lutto lui torna in qualche modo al passato, a questa relazione precedente, e dice ci ritroveremo chissà dove, forse anche noi nell'etere, ma parla della sua ex, mi pare. Sì, ma parla una cosa. Cioè una riflessione anche sulla morte, la morte umana, in qualche modo. Ci sono momenti in cui viene fuori questa cosa. Per parlare di una fantascienza molto umana, mi passi la cosa, perché non è un film che illude assolutamente la morte, anche perché ritorniamo ancora al binomio classico e tragico insieme di Eros e Thanatos, e di tutto portato lì. In quella fase però, secondo me, è come se quel sistema operativo, ripeto, avesse fatto un'analisi di sistema in lui per cercare i virus, li ha messi in quarantena, certi, per restituirlo poi alla... È come una parentesi virtuale che noi viviamo per capire lui che bisogni reali abbia da esprimere. Samantha in questa è la cartina al tornasole dei suoi bisogni e serve per far affiorare sul grande schermo, non su carta, quel monologo interiore di cui abbiamo parlato iniziando questo dibattito. Sì. E facciamo l'ultimo intervento. Quest'ultima cosa che ho detto per me ha inquadrato esattamente il messaggio che lo sceneggiatore voleva dare. Io trovo che durante tutto il percorso io ho provato una sensazione di alienazione. E la scena finale, l'inquadratura finale è terribile, cioè il grattacieli, il nulla, cioè la massa di gente che non comunica perché ormai la società è questa. Io ho trovato una cosa molto importante, che c'è sempre di nessuno ha parlato, e nei flashback, quando lui pensava al rapporto con la moglie, è stata vista la moglie incinta. Però di questo bambino non si è mai parlato. La bambina. Sì, in breve, perché concludiamo. Io volevo solo fare una domanda. La pregherei di dirci qualcosa. A me ha colpito il fallito rapporto con Isabel. Cosa significa il non reggere la realtà vera, la carnalità? Cioè, quando arriva Isabel mandata da Samantha, si chiamava Isabel, no? Sì, in realtà io credo che lì non sia, anche per ritornare, cioè dobbiamo stare attenti a, come dire, non dico che certe siano false viste, però in questo caso, per esempio, non è tanto sul perché una cosa è finita, quanto piuttosto è come ripartire. Cioè noi in realtà capiamo da come lui cerca di curarsi che malattia, tra virgolette, ha avuto, quale sia stato il vulnus relazionale, cosa magari abbia rinunciato lì, non si capisce cosa sono riusciti a creare e cosa hanno dovuto accantonare. Quella è la cosa devastante. Cioè se noi pensiamo, per riportarla su Facebook e su Twitter, noi viviamo in un eterno presente. Quello che noi produciamo, magari anche quelle lettere, valgono solamente nell'esistente, nel momento stesso in cui prendo invio. Non c'è storia, adesso sto dicendo banalità che sono già state dette mille volte, che la storia non esiste più, ma è davvero così. Alla fine,
Poteva essere cancellato tutto con un semplice aggiorna, refresh, che secondo me è una parola terribile. Questo film in realtà ci fa capire come l'aggiorna, il refresh, rispetto a quello che hai vissuto, no? Ma tu in quel refresh lì, affidato un flashback, no? Come se fosse la memoria del sistema piena. Quanti voi hanno lo smartphone sapete che addirittura hanno dovuto fare dei programmi per pulire, per mettere le cose nel cestino, perché sennò lo smartphone si riempie di roba, WhatsApp, eccetera. Ecco, magari tu in quel cestino, quando scarichi, magari ci sta dentro un figlio in quello che scarichi, no? È così. Quello è un colpo basso, secondo me, abbastanza basso, ma serve per farci capire. Anche la relazione tra i due, spesso in qualche modo desidera il microfono. Va bene, allora, anche se siete stati un po' indisciplinati e non parlate con il microfono, vedete il cattivo tenente, che c'era solo un valoroso però. Ci vediamo la settimana prossima. E buon San Valentino.